Riforma delle pensioni, dei regolamenti delle professioni e del mercato del lavoro. Sono questi compiti che dovrà svolgere il professor Mario Monti, chiamato dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a formare un nuovo governo per il Paese. È il pensiero dell'economista Dominic Salvatore, originario di Villa Santa Maria e docente di chiara fama in prestigiose università da New York a Shanghai. Salvatore è intervenuto a Montesilvano per una lectio magistralis al corso di formazione politica della Fondazione Cantiere Abruzzo, presieduta dal senatore Fabrizio Di Stefano. Ma se Mario Monti riuscisse al di sopra delle parti a fare queste riforme, allora i mercati si tranquillizzeranno e poi si dà la possibilità di ritornare alle urne e decidere un governo. Se Mario Monti non riuscisse, allora l'unica altra alternativa, senza creare un problema, è che la Banca Centrale acquisti questi titoli italiani. L'Italia deve rifinanziare 300 miliardi di euro il prossimo anno. Se gli investitori richiedessero tassi di interesse ancora più alti o alti tanto quanto sono oggi, non è sostenibile, quindi la Banca Centrale dovrebbe. I tedeschi e i francesi non vogliono, o i tedeschi più che i francesi, però se si arrivasse al punto dove l'alternativa dell'Italia che crollasse, loro dovrebbero accettare questo. Quindi magari non si dovrebbe dire, altrimenti non si fanno le riforme, però non c'è l'interesse di Germania e Francia di far crollare l'Italia, perché la prossima sarebbe la Francia. I mercati si stanno sostituendo alla politica, non hanno acquisito troppo potere? Certo, adesso sono i mercati che hanno sostituito la politica, perché la politica non ha fatto le cose che avrebbe dovuto fare. Come vede un docente come lei alla guida di un governo? Sì, ma Mario Monti ha avuto esperienze di governo anche, è stato commissario europeo per la competitività, quindi non a caso, è una persona equilibrata, una persona che conosce il campo dell'economia e ha anche esperienze del mondo reale, del mondo finanziario. Quindi potrebbe essere una persona molto adatta per fare le riforme. Dovrebbe presentarsi come al di sopra delle parti, un tecnico che indica la necessità di fare queste riforme e vedere se riesce a mettere insieme i partiti, gli vari aspetti politici per fare le riforme. Questo è, noi gli auguriamo successo, ma non è facile, anche in una situazione così drammatica. Parlando poi di economia internazionale, lei ha parlato ovviamente anche della Cina. Qual è il problema? Lei ha detto che la moneta cinese è sottovalutata e l'euro, d'altro canto, è sopravvalutato. Certo, la moneta cinese, ci sono varie stime che indicano che potrebbe essere da 20 a 25% sottovalutata rispetto al dollaro e 40-45% rispetto all'euro. Questa è cosa grave, perché è come se la Cina imponesse un dazio alle loro importazioni, tra cui quelle europee, e desse un sussidio di 30-40% alle loro esportazioni. Sarebbe una concorrenza sleale. E che però la colpa che questo si permette di accadere, la colpa è nostra che la lasciamo fare. E quindi si dovrebbe dire: tu Cina non puoi fare questo gioco, perché aiuta te a scapito nostro. Quindi tu o rivaluti la moneta oppure noi imponiamo, noi vogliamo il commercio libero, però l'organizzazione del commercio internazionale permette a una nazione di difendersi rispetto a un'altra che si comporta in modo sleale. Quindi la Cina capisce solo la forza economica. Quindi il fatto che sa che noi non ci mettiamo d'accordo e non siamo pronti a prendere posizioni così forti permette loro di continuare. E finché questo continua, loro hanno i vantaggi e noi gli svantaggi. Quindi i cinesi sono più furbi degli europei? Non sono più furbi loro, siamo noi che li facciamo, non siamo stupidi, sappiamo, dovremmo sapere e quindi permettiamo loro di fare. Finché è come se qualcuno volesse pagarmi per cose che non meritano, io accetto, ma sono chi mi paga che dovrebbe capire che non ottieni il valore aggiunto che giustifica quegli onorari. Ecco, quindi la Cina continua nel suo modo finché riesce a farlo e riuscirà a farlo finché noi non la fermiamo e noi non siamo d'accordo e non comprendiamo o per qualche ragione che non capisco non lo si fa. In definitiva, lei crede nell'euro e nell'Europa unita?
Certo, l'Europa unita ha un potere economico e quindi può far valere i suoi interessi molto di più. Si ha una moneta unica che comporta una certa stabilità. Si immagini se i paesi avessero l'euro, di quanto è deprezzato durante questa crisi? Di poco rispetto al dollaro, diciamo. Ma se non ci fossero le monete singole, la lira sarebbe deprezzata di 30-40%, che però avrebbe comportato uno stimolo all'economia italiana. Quindi da un lato si guadagna con la stabilità, da un altro si perde perché non possiamo fare una politica dei cambi che sarebbe utile in questo caso. Tutto sommato si dice c'è un beneficio netto. Ma in tutto in economia ci sono benefici e costi, e una cosa la si fa se il beneficio eccede i costi. Si pensava e si pensa che l'euro sia un netto beneficio, quindi non possiamo guardare solo i costi che l'euro ci impone, bisogna anche guardare i benefici di una stabilità che noi abbiamo avuto con l'euro. Se un giorno si decidesse che i costi sono in eccesso ai benefici, allora sarebbe il tempo di uscire e che l'euro si disgreghi. A questo punto si pensa ancora che l'euro sia un fatto positivo. Lei per il suo lavoro gira molto il mondo e ha detto che l'Italia ha delle grandi potenzialità, ma ha perso tantissimo di credibilità ultimamente. Come recuperarla questa credibilità? La credibilità la facendo prima di tutto le riforme e poi lavorando più seriamente, perché come dicevo, dagli anni 50 agli anni 70 l'Italia ha fatto miracoli, è cresciuta più rapidamente di qualsiasi altra nazione, eccetto il Giappone. Da allora l'Italia ha intrapreso un cammino, un graduale declino rispetto alle altre nazioni. Un declino graduale, in Italia si vive bene, si vive sulle accumulazioni del passato, però si sta perdendo posti relativamente agli altri paesi avanzati. Ecco, quindi l'Italia deve ritornare ad essere con una produttività. Abbiamo visto che l'Italia è l'unico grande paese dove la produttività di lavoro è diminuita. Tutti gli altri paesi, si immagini, in Italia la produttività di lavoro è 5% di meno di 10 anni fa, anche di fronte a tecnologie più avanzate, più capitali e miglioramento nelle qualificazioni dei lavoratori. Quindi a questo punto bisognerebbe andare a monte perché questa competitività e produttività di lavoro è diminuita, e quindi ci sarebbero tanti altri fattori da valutare. Adesso uno potrebbe dire perché è così importante? Perché ogni aumento di salario che non è giustificato dall'aumento di produttività, aumenta i costi di lavoro e riduce l'occupazione. Ecco, quindi è il fattore chiave, e da questo punto, e poi se andiamo a monte vediamo le ragioni per cui questa produttività è diminuita. Ci sono meno grandi imprese, le infrastrutture sono carenti, ci sono eccessi di regolamentazioni. In Italia per iniziare un'attività economica costa 5 volte di più che negli Stati Uniti. Adesso, perché vogliamo regolamentare? Le imprese vogliono creare posti di lavoro, si fanno regolamentazioni per proteggere i lavoratori, per proteggere l'ambiente e per proteggere i consumatori. È possibile che gli Stati Uniti facciano questi regolamenti per proteggere questi 3 settori e l'Italia deve avere regolamenti che costano 5 volte di più? Perché? Quindi scoraggiano. Ecco, quindi ci sono tantissimi fattori, costo dell'energia che costa è più alto, quindi si ha tutti questi fattori messi insieme e quindi bisogna andare a risolvere questi problemi, ma questi sono problemi strutturali che per risolverli richiedono sacrifici. Il problema è che i sacrifici vengono subito e i benefici dopo, e i sacrifici sono ancora più difficili quando si parte da una situazione di crisi.
Qual è l'augurio che fa il nostro Paese? Il Paese è ovviamente l'augurio che l'Italia ritorni ad essere una nazione che può competere con le altre e valorizzare tutte le qualità che l'Italia ha, che non ha mai perso, che però in qualche modo si è persa, non valorizza tanto quanto gli altri. Fino agli anni 70 l'Italia non aveva nulla da invidiare nel settore chimico, nel settore meccanico, eccetera. Abbiamo venduto tutto e quindi abbiamo perso la capacità di competere, bisogna riacquisirla. L'italiano ha un potenziale di ingegnosità incredibile, flessibilità più degli altri, però finora l'ha utilizzato più per colmare, per evitare di cadere nel baratro, che per fare politiche lungimiranti per la crescita. Un'altra lectio magistralis del professor Dominique Salvatore, ospite ancora una volta di Cantiere Abruzzo, questa volta la scuola di formazione politica e culturale per una classe dirigente che, lei ha detto spesso, senatore Di Stefano, deve ripartire soprattutto dai giovani. Qual è la lezione di oggi del professore? Beh, credo che sia stata un'altra bellissima lezione e non finiremo mai di ringraziarlo per la sua generosità nei confronti della nostra fondazione. Credo che oggi abbia, anche in tempi concisi, poco più di un'ora, spiegato e fattoci capire da dove parte la crisi, il perché di questa crisi e anche le possibili soluzioni che però non si riescono a cogliere e applicare. In Italia una delle soluzioni necessarie è quella della riforma delle pensioni, che noi abbiamo applicato adesso nella nuova legge di stabilità, ma che comunque forse andava fatta in maniera ancora più rapida e rigida, cioè più veloce, perché è una popolazione che adesso invecchia fino a oltre gli 80 anni, e non è un caso che l'età media sia alzata notevolmente, non può mantenere quel tasso di assistenzialismo che oggi ha, cioè avere popolazioni che per 20 anni sono assistite oltre il lavoro. E ci ha spiegato questo, ci ha spiegato della necessità di fare una politica anche, che se vogliamo, di protezionismo. Solo che in Italia, quando si pronuncia questa parola, si rievocano epoche passate e si guarda con distacco, con sospetto a questa parola. Però è evidente che quello che applicano altre nazioni, tipo la Francia, oggi hanno i risultati che hanno dato. Non lo dico io, l'ha detto il professor Salvatore, ma credo di poterlo condividere in pieno proprio in virtù dei dati, dei numeri e dei ragionamenti che ci ha fatto questa sera qui. In queste ultime ore le dimissioni del governo Berlusconi, lei è un esponente del Popolo della Libertà, che cosa succederà nelle prossime ore? In una situazione normale e naturale dovremmo andare a riconfrontarci con gli elettori per far sì che chi ci ha dato il mandato per governare oggi ci dica se possiamo ancora governare, se dobbiamo andare a casa. Pressioni dei mercati ci impongono fare scelte diverse, ancora una volta si dimostra che l'economia piega le ragioni della politica. È amaro dirlo, ma purtroppo è così. E ancora una volta si va verso una soluzione dove forse di democratico c'è poco, dove anche chi ha ruoli istituzionali come il Presidente della Repubblica, forse l'istituzionalità l'ha lasciato un attimo da parte, perché le procedure per la nomina a senatore a vita di Mario Monti sono state totalmente scavalcate. Speriamo che questo basti a rassicurare i mercati, ma se può rassicurare i mercati, tutto è da vedere il rilancio. Comunque, ancora una volta, Silvio Berlusconi ha dato dimostrazione di senso di grande responsabilità. Poteva dire, dopo il voto del rendiconto economico, fermatosi alla Camera 308 voti, quindi 7 unità al di sotto della maggioranza assoluta, poteva dire: me ne vado subito e fatevi voi le leggi che volete. Invece, responsabilmente, ha detto: l'Italia ha un impegno con l'Europa, saldiamo l'impegno con l'Europa e dopodiché andiamo a vedere il da farsi. Poteva dire: non ho i numeri, ma non ce ne hanno neanche gli avversari,
blocchiamo tutto e vediamo che, chi, quello che succede. E invece la responsabilità ha voluto di dire mi si chiede un passo di lato, lo faccio per il bene della nazione. Quanto potrebbe durare il governo Monti? In definitiva, quando si tornerà alle urne? Io credo che, l'ho detto prima, la soluzione più democratica sarebbe stata e sarebbe quella del ritorno alle urne immediatamente. Altrettanto dico che mi sembra che questa sia la strada che non percorribile in questo momento per tutte quelle situazioni che dicevamo poc'anzi. È evidente che se si dovesse andare a formare il governo, credo che questo governo arriverà fino a fine legislatura, quindi nel 2013. Cosa sarà in grado di fare questo governo fino al 2013? Non lo so. Può fare una legge elettorale, dovrebbe fare una legge elettorale, ma a mio avviso l'unica legge elettorale che potrebbe fare e dovrebbe fare è una legge elettorale che non stravolga nella sua impostazione, perché, proprio perché è governo tecnico e non politico, non stravolga nella sua impostazione quella attuale, cioè il cardine del bipolarismo che la legge elettorale attuale ha sancito. E allora cosa dovrebbe fare a mio avviso? Semplicemente lasciare l'attuale legge, ma togliere le liste bloccate e reintrodurre le preferenze. Lasciando l'attuale legge si salvaguarda il bipolarismo e si dà stabilità al governo, mettendo le preferenze si riavvicina l'eletto all'elettore e si permette all'elettore di scegliere il proprio rappresentante in Parlamento.